Com'è andata? Tua madre è molto testarda, Beatrice. Comunque sono riuscita a convincerla a fare alcuni esercizi spirituali. Nel vostro convento? Sì, come interna. Davvero? Ha accettato? È un piacere vederti. Sono venuta a salutarti. Marcello mi ha appena comunicato che partiremo dopodomani. Marianna verrà più tardi. Non vuoi accomodarti? Sì, grazie. Beh, il destino si diverte a giocare con noi, non è vero? Dopo tutti questi anni ha voluto farci trovare una di fronte all'altro, per poi tornare a separarci. Forse per sempre questa volta. Non è così, Maria Grazia. Chissà, forse è stato meglio che il nostro sogno non si sia realizzato. Per te sarebbe stato molto difficile abituarti a un paese come questo e a me. Sì, insomma, ad essere la moglie di un modestissimo avvocato. Maria Grazia, da quanto tempo sei vedova? Ormai sono quasi 6 anni. E dimmi, hai amato molto tuo marito? Lui è stato buono, era gentile con me. Ma tu lo hai amato veramente? Gli ero molto affezionata. E ora tornerete a vivere a Città del Messico. Sì, abbiamo una casa di proprietà. Beh, non posso negare che sarei molto più felice se rimaneste. Marianna ormai è in età da marito. E nella capitale ha più probabilità di trovare un pretendente. Vuoi dire che si è rassegnata, che ha rinunciato a Quan? Sembra di sì. E una volta che si sarà sposata, tu andrai a vivere con lei? No. Ah, capisco. Immagino che continuerai a vivere con tuo cognato. No, Marcello è un uomo giovane, anche lui ha diritto a farsi la sua vita. E poi lui ha detto che una volta che Marianna sarà sposata, il suo compito di tutore sarà finito e si allontanerà da noi. Ma questo mi sorprende, perché? Credo che la ragione sia che ne è innamorato. Ama Marianna? Sì. Beh, anche questo mi sorprende, ma tu pensi di vivere solo o presso qualche parente? No. Vivrò sola. Se la mia posizione economica fosse un po' diversa e se tu fossi disposta, ti proporrei il matrimonio. Però nelle mie attuali condizioni sarebbe un vero azzardo, no? Te li immagini i commenti della gente. L'avvocato Manera ha sposato una ricca vedova. Tutti quelli che ti conoscono ti rispettano troppo per pensare una cosa del genere. Però sai che le male lingue sono molto affilate e fanno male. Bene, io ho ancora tante cose da fare. Ti prego di scusarmi con la cara Beatrice e dirle che le auguro sinceramente tutta la felicità del mondo. Glielo dirò senz'altro. Beh, comunque sarei molto contento se di tanto in tanto mi scrivessi una lettera. Ma non solo per darmi notizie della nostra Marianna, ma anche di te. Sì, certo. Perdonami. Addio, Maria Grazia. Addio, Nicola. Dio, quanto sei bella. Ti amo tanto.
prego, sposiamoci. Sì. Hai detto di sì? Certo, non hai sentito. Ho detto di sì. Non voglio perdervi ora che vi ho conosciuto. Ci rivedremo molto presto, spero. Te lo prometto, Marianna. Mercedes, vorrei dirti una cosa. Che cosa? È una faccenda molto personale. Hai mai pensato di sposarti? Scusa, devo andare ad avvertire la signora che può scendere. No, prima rispondi alla mia domanda. Vuoi essere la padrona di tutto quello che ho? Insomma, vuoi sposarmi, sì o no? Ci hai riflettuto bene. Altro che? Ma io un tempo ho lavorato per Roberto Castaldo. Non mi importa. E se un giorno dovessi cambiare idea? Non sono nato ieri, Mercedes. No, Mercedes, no, ti prego. Non c'è motivo di piangere. Tutti sappiamo quanto sei buona e tutti ti vogliamo bene. E io più di chiunque altro al mondo. Allora rispondi. Mi vuoi sposare? Sì. Andiamo. Madre, mi piacerebbe che ci salutassimo senza astio, senza risentimento. Buongiorno. Buongiorno, signora Caterina. Andiamo? Quando volete. Sono pronta, andiamo pure. Arrivederci, a presto, madre. Non ti avvilire, Beatrice, da tempo al tempo. Abbiatene cura, ve ne prego. Oh, lo sai che da noi al convento si troverà benissimo. Arrivederci, mia cara. Ti ringrazio di tutto. Signora, volevo sapere se domenica avrò il permesso di andare a trovare mio nonno e mia zia. Ma sì, certamente. Vedete, gli devo dire che sto per prendere marito. Dici davvero? E così il guercio si è deciso finalmente. Sì. Oh, sono felicissima per te, Mercedes. Auguri, tutti i miei auguri. Grazie tante, signora. Dalla volta in cui è venuto padre Domenico e l'ha convinta a ritirarsi in convento, non mi ha più rivolto la parola. Vedrete che le passerà. Anche lei sarà rimasta scossa da tutto quello che è successo, non credete? E voi come state? Come vi sentite? Avete parlato con la signora Maria Grazia di... Di matrimonio? Sì, in un certo qual modo. E che cosa vi ha detto? Non ha detto niente. Sei tornato prima qua. Hai trovato la barca? Sì. Va tutto bene? Non è successo niente? No, niente. È tutto a posto. E mia moglie? È in camera sua. Amore. Così presto ci saranno due matrimoni. È bellissimo, vero? Sì, sono molto contento per loro.
Quello che invece mi dispiace è che il signor Nicola non sia riuscito a convincere Maria Grazia. Anche a me è dispiaciuto molto. È venuto qui quasi tutti i giorni. Era molto amareggiato. Dobbiamo stargli vicino, amore, per dimostrargli tutto il nostro affetto. Sì. Per fortuna hai risolto il problema con tua madre. Veramente, non è ancora del tutto risolto. Ma spero che padre Domenico finisca per convincerla. Ti sono mancato? No. Ma come no? Sì, molto. E io? Da morire. Questi pochi giorni mi sono sembrati un'eternità. Che ci fai tu qui? Ho chiesto alla signora Beatrice il permesso di venire a trovare la mia famiglia. E come stanno? Ecco, la signora Caterina è in convento delle suore. E la signora Beatrice è a casa sua. Cosa? In quale casa? La casa di San Paolo. La casa di quando? Certo, signore. Vuoi dire che è tornata con lui? Da quanto tempo? Fammi sellare il cavallo. Sì, signore. Ma dove vuoi andare? A San Paolo.